Laura Fezia ha lavorato a lungo su uno dei primi cold case della cronaca piemontese. Siamo a Torino, nel cortile dello stabile di Via Nizza 9, dove agli inizi di dicembre del 1921 furono ritrovati al terzo piano i cadaveri della signorina Carolina Cogo e della sua dama di compagnia Rita Bordon. Cominciava quel giorno quello che a Torino diventò il caso Cogo. Proprio qui in Via Nizza, più di 100 anni fa, ci fu il ritrovamento dei corpi delle due vittime del caso Cogo. A fare la macabra scoperta fu la fantesca, come la chiamava la stampa dell'epoca, Margherita Palmero, di 16 anni. Qualche giorno dopo, grazie a delle sue dichiarazioni, furono indagati i tre nipoti della signorina Cogo. Carlo, Giacinto e Agostino Cogo erano accusati di essere gli assassini. Una svolta che fece scalpore, la signorina Cogo, appartenente alla borghesia torinese, era molto conosciuta e apprezzata per la sua attività di benefattrice. L'opinione pubblica si spaccò. Il movente che si ipotizzò furono banali questioni ereditarie, insomma, le cose che muovono il mondo sono sempre le stesse. Agostino Cogo si assunse la responsabilità del delitto. Uno dei tre nipoti a un certo punto confessò di aver ucciso da solo la zia e la sua dama di compagnia. Fu incarcerata anche Margherita Palmero, ritenuta complice in qualche modo di questo delitto, e tutto andrò a sentenza solo nel 1924, e questa sentenza creò un vero e proprio scandalo. Da tutti i rilievi che erano stati fatti, era veramente impossibile che una persona sola avesse potuto uccidere due donne, di cui una nel fiore degli anni. Ma la sentenza accolse questa tesi e il solo a essere condannato fu Agostino Cogo. Alla lettura della sentenza, nell'aula si scatenò un vero e proprio putiferio. Il libro di Fezia, Torino 1921, un delitto quasi perfetto, racconta la retroscena, inediti sulla vicenda. Il giudice che emise quella scandalosa sentenza era il mio bisnonno materno. Ci fu un particolare di cui nessuno è al corrente, credo di essere la sola a essere al corrente, che è un colloquio che avvenne il giorno dopo la sentenza in un appartamento di Via Alfieri 24. Il contenuto di quel confronto è raccontato nel libro di Fezia, che grazie a quelle parole si è convinta di cosa sia avvenuto al terzo piano di Via Nizza 9. Senza dubbio furono responsabili tutti e tre, anzi forse Agostino fu il meno colpevole, ma fu quello che pagò il prezzo più alto naturalmente. Uscì dal carcere in seguito all'amnistia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cercò di rifarsi una vita, non ci riuscì, fu respinto dalla famiglia e finì per suicidarsi in un bar di Ventimiglia. Anche a Margherita Palmero il destino riservò una fine tragica. L'altra vittima di questo caso, perché finì i suoi giorni in un manicomio.